Vi leggo un paio di pagine da questo libro, non perché queste pagine siano esaustive, ma per farvi vedere il libro, e perché il libro è importantissimo. Conoscere questo libro, leggere per intero questo libro significa capire il mondo nel quale noi viviamo. Noi viviamo, come scrive l'autore Gabriele Sannino, la fine del nuovo ordine mondiale. E siccome il nuovo ordine mondiale è stato programmato da 200 anni a questa parte, è evidente, come l'abbiamo già detto altre volte, che la fine del nuovo ordine mondiale avverrà attraverso dei terremoti. Quello che stiamo vivendo oggi in un modo o nell'altro è un terremoto, perché la guerra scatenata da Putin è stata una guerra scatenata contro un accerchiamento, che poi era un accerchiamento idiota, perché pensare di accerchiare la Russia è una concezione folle. Proprio ieri in TV, su internet, ho visto una fotografia eccezionale in cui si trovava Putin al centro, che dava la mano a tutti gli esponenti dei BRICS. Sì. BRICS significa, l'abbiamo già detto offensivo, altre volte, come Caproni, in realtà è l'acronimo di Brasile, India, Russia, Indonesia, Cina. Cina e altre volte. No, aspetta. India l'abbiamo detto? No, aspetta. Sudafrica. Sudafrica, ecco. Sudafrica. Venuto capo, no, veniva capo, noi capo abbiamo, di Buona Speranza. Sì, noi abbiamo qui sottolineato alcuni, solo alcuni di questi aspetti, solo alcuni. Per cui, quando gli Stati Uniti sferrano un attacco di strozzamento, perché l'operazione era un'operazione di strozzamento, e Putin reagisce, che è una reazione di tipo, è peggio di chi ci sta di mezzo, ovviamente, come quando tu mi vieni con uno di quei palloncini, no? Che vengono regalati ai bambini, palloncini carichi a idrogeno. Azoto. Azoto, idrogeno, no, non lo so, dovrebbe essere idrogeno, più leggero dell'aria. Azoto. O il solo azoto, non so. Azoto che fa, quando lo inspiri ti fa venire quella voce tipo Topolino. Sì, però non... Mickey Mouse. Non lo so, ma francamente sì. Non... Vabbè. Io sapevo che c'era... quelli che vendono sono, i palloncini sono gonfiati con c'hanno le bombole, c'ha un bombolone, sì, ma non è idrogeno, è azoto. Vabbè, non lo so, non... Vabbè, dai. Comunque sia, essendo monocomponente, è più leggero dell'aria. Sì, questa... sì, questo sì. Allora, quando ti danno queste cose, ti offrono, basta avere uno spillo, glielo metti lì e si rompe. Fine della storia. E Putin ha aspettato da buon orso russo, e a un certo punto dice: basta, mi sono rotto i coglioni, hai delle voglie, mo te le faccio, te le tolgo tutte. Allora, detto questo, gli do il microfono a Orazio e leggo un paio di cose. No, io volevo aggiungere, intanto che Giorgio trova il capoverso, che la Cina, giusto l'altro ieri, ha invitato, ammonito gli Stati Uniti a non rompere troppo il cazzo e pensasse ai fatti suoi, agli morti che hanno fatto in giro per il mondo. Esatto. E poi, una volta che si sono depurati da quelle loro tare di macchie sull'onore, loro e i loro padroni, teniamo certo, sull'onore dello Stato americano, chiamiamolo americano. Vabbè, chiamiamolo americano. Lì loro dovrebbero fare questa forma di mea culpa, di accettazione delle loro responsabilità, dopodiché parlano di quello messo in atto da Putin. Sì. Ecco, e occorre che siano molto attenti a tenere in considerazione appunto il fatto che loro sono acuti osservatori, loro cinesi. Come minimo. Ma soprattutto si ritorna a situazioni diciamo classiche, in cui allo sconfitto si chiedeva di fare il mea culpa e poi comunque lo ammazzavano lo stesso. Vabbè. Allora, voglio leggere queste cose. Ripeto, questo è un libro che va assolutamente letto. I media dell'elite,
Nel 1956 il filosofo e scrittore Günther Anders spiegò come creare una falsa democrazia. Egli asseriva che la violenza fisica ormai era superata e che bisognava contare sull'istruzione, che doveva diventare a tal proposito programmazione mentale finalizzata all'inserimento professionale su una sessualità intesa come tranquillante sociale, che scongiurasse le relazioni affettive, sul bandire la serietà dall'esistenza, Libero amore, no? Esattamente, su una televisione che fosse istintiva ed emotiva, al fine di impedire alla mente di pensare e all'anima di evolvere. I 10 comandamenti proprio. Vedete bene, cari amici, che è già stato tutto programmato. Quello che vedete in televisione è esattamente la realizzazione di questo progetto. Naturalmente Anders stava mettendo in luce i veri obiettivi dell'elite, intenti che oggi possiamo dire sono stati tutti pienamente raggiunti. Hai ricordato quando è stato scritto, nel 1966? 56. 56. Sì, Peter Anders. Se si vogliono controllare le masse, naturalmente è indispensabile in primis avere il controllo dei media mainstream. Questa è la condizio sine qua non di qualsiasi regime. In una dittatura del pensiero deve esserci un monoracconto e un'unica narrativa. Una convergenza, diciamo, di fonti diverse che producono lo stesso risultato. Esatto, un'unica narrativa per ogni cosa, e questa deve essere continuamente ripetuta. Sì, perché quando la ripeti centinaia di volte diventa una verità condivisa. Tu hai tanti programmi televisivi. In ognuno di questi tanti programmi televisivi, meno qualcuno che ogni tanto scantona, si ripete sotto altre forme grammaticali e linguistiche lo stesso messaggio. Putin è cattivo, ma quanto è buono lo scorreggione. Quindi lì, cioè, cari amici, le cose le dovete capire. Per confondere le masse, George Orwell ce lo insegna nel suo romanzo 1984. È importante anche il cosiddetto bipensiero. Attenzione, l'importanza del bipensiero. Fammi vedere dove è il cane. Dietro di te. L'hai visto? Lo vedi? Sì. Sta lì, buono. Ovvero far sì che una verità alternativa serpeggi, ma che non venga mai accettata dal mainstream, che così rafforzerà ancora di più la presa delle menti. Questo è importantissimo. Basta vedere la registrazione, l'intervista che mi ha fatto l'amico Cruciani, che tendeva a spudorare esattamente il capro espiatorio, in questo caso era Putin, è Putin. Chiaro. E contro quello che io dicevo andavo affermando invece di un coinvolgimento generazionale dei poteri occulti tutti insieme, a prescindere dalla derivazione etnica, dalla derivazione politica, cioè questa messa in scena anche con Putin compreso in parte o totalmente è una scena messa collegialmente in atto. Non è in cui ognuno ha un suo ruolo, un preciso ruolo, e da quello non deve debordare. Voi vedete che nei film, quasi tutti i film popolari, c'è un cattivo e un buono. Il cattivo viene regolarmente sconfitto dal buono. No, viene ammazzato. Viene sconfitto. Però anche magari con onore, ma sempre sì. Morto è. Esattamente. Questo consiste una liberazione, cioè non allora immagino... bisogna andare ai classici del teatro greco in cui c'è l'antifona, in esatto. Cui c'è tutti i vari personaggi che sono dei cliché universali e totalizzanti nel esatto. Corso dei millenni, ripetuto sistematicamente con alcune varianti, tipo le varianti di Goldoni, sì. La serva padrona, certo. La serva intelligente, certo. La serva furba, certo. Che si fa sposare dal padrone, certo. Ma nella sostanza, se mettiamo appunto in mezzo come intermedi, come ricami sul lavoro fondamentale
dei vari, che ne so, Arlecchino, servo di due padroni, peraltro per dirne una, vediamo che lo schema è lo stesso. Pensate al film western, tu non sei soddisfatto se non c'è il conflitto finale, lo scontro a Correll, due o tre, okay, Correll. Ma dappertutto, dappertutto, perché il film western tanto più è bello quanto più ci ricama. Basta vedere Sergio Leone con il duello con Clint Eastwood e c'è sempre con la musica di Morricone, esatto, con la tromba, c'è sempre il duello finale, capito? Come accadeva anche ai tempi di Ettore Fieramosca, tanto certo, per dire, perché certo. Ettore Fieramosca vinse nel duello finale, certo, capito? Contro i cattivi francesi. Allora ci deve essere l'antagonista, ma l'antagonista deve perdere. Se tu fai solo delle dichiarazioni e non metti l'antagonista, allora non ottieni il risultato. Per far rifulgere Gesù, il Cristo, bisogna colpire il diavolo, che inevitabilmente lo tenta nel deserto. Esatto, ahimè, ahimè, hai capito, fa finire sottoterra. No, ma uno dovrebbe pure pensare, a questo proposito, uno che ragiona di religione, com'è possibile che il diavolo sia messo alla pari, se non superiore a Gesù Cristo, tant'è che lui lo incita a essere tentato. Un superuomo, no? Lo incita a diventare quindi, un superuomo. Il diavolo, se diamo retta a queste cose qua, dovrebbe essere un pari grado di Gesù Cristo, cioè avere le stesse potenzialità e poteri che ha Gesù Cristo. Obiettivamente ci sono tutte le tendenze religiose che si, come dire, concentrano tutte sul cristianesimo. Il cristianesimo è stato un punto di arrivo sincretico di molte filosofie, certo, in cui il male era coevo, era uguale al bene, quindi insomma, da questo punto di vista... No, però bisogna dire... che ufficialmente il ruolo da protagonista negativo, cioè del diavolo, è stato messo in atto e configurato da un personaggio storico ben preciso, cioè Zoroastro. Zoroastro con Hormuz e Ahriman aveva messo in piedi il dualismo filosofico. Beh, non è che l'avesse messo in piedi, serpeggiava questa cultura. Sì, però lui l'ha configurato in maniera oggettiva. Nel mondo ariano ha sempre serpeggiato una cultura, direi, abbastanza banale, il bene e il male, certo, che si contrappongono. Certo. L'importante è vedere in che cosa consiste il bene e in che cosa consiste il male. Certo. Quello, certo. Quando si parla di male oggi, inevitabilmente ti fanno vedere la faccia di Hitler. Sì. Non è un caso, non è assolutamente un caso. Fra poco vedrete, a meno che appunto questo braccio di ferro non si concluda con la sconfitta dello scorreggione, perché è lì, eh? Lo scorreggione sta giocando le ultime carte. Lo scorreggione rappresenta il deep state americano. Scomparso lo scorreggione, il deep state finisce molto male, e lo vedrete. È molto importante infatti fugare i dubbi, dando la continua impressione che sono loro i detentori della verità, e per fare questo servono narrative giudicate da loro complottiste. Che, attenzione, definite, non giudicate. Vabbè, quindi, e che, attenzione, vengono screditate a prescindere, ma mai affrontate per nel i merito. Temi che portano. Certo. E questo è nel molto merito. Importante. Certo. Molto importante. Nel merito, certo. È con questi pregiudizi che si crea una massa di stupidi che si credono pure pensanti e liberi. I nazisti e i comunisti lo sapevano bene. I media mainstream di tutto il mondo oggi negano qualsiasi cospirazione, ma per fare questo devono negare moltissimi collegamenti, ragionamenti, fatti, eventi storici, perfino personaggi e le loro dichiarazioni, tipo quelle di Kennedy sulla cospirazione, che al massimo riportano a notte tarda. E non dicono mai che Kennedy, da questo punto di vista, stava rivelando la verità, tant'è vero che loro signori l'hanno ammazzato. E siccome il fratello di Kennedy, e lo dobbiamo dire sempre, Robert il primo Robert, esatto, anche lui era su quella strada, hanno fatto fuori anche lui e vari nipoti
vari nipoti con incidenti strani. Esatto, no? Comunque con la, presente, con la droga che si buttano che Robert Kennedy Jr. ha vinto una importantissima causa contro lor signori, dobbiamo dirlo. E nel fare questo si rendono ridicole gli occhi degli studiosi che invece mettono insieme i puntini anche se il popolo purtroppo non li conosce. Su ogni fatto o evento i media mainstream puntano sempre e solo sull'emotività. Ecco dove si gioca relativamente a questa guerra. Però anche da questo punto di vista è chiaro che Putin e tutto il suo staff, che non è fatto da testa di cazzo, che provengono tutti dalla vecchia e dal vecchio KGB, ecco, il quale aveva riempito il mondo occidentale di strani ribelli, ti immagini se questi non sanno cosa succede e come avrebbe reagito il mainstream. Su ogni fatto evento i media mainstream puntano sempre e solo sull'emotività, insomma la TV emotiva fa presa e annulla i ragionamenti, questi lo sanno bene. Dato che da giornalista conosco quel mondo, vi assicuro che se parlate con qualche mezzo busto televisivo, quando non è davanti alla telecamera, vi dirà che non si sente libero, che il giornalismo investigativo è finito, ma poverino, qualcuno si farà scappare che la loro ormai è sul serio propaganda, tuttavia davanti allo schermo faranno finta di niente e leggeranno il copione. Servili al proprio queste padrone. Prime fughe dal carcere si sono verificate tra l'altro ieri e l'altro ieri. In alcuni programmi qualcuno è riuscito a far filtrare l'idea che qui sono tutte cazzate. Vabbè. I media mainstream sono specialisti non solo nell'emotività ma anche nell'analisi. In ogni situazione cercano di analizzare e ancora analizzare, ma sempre entro un certo range. Questo per confondere il popolino che li guarda, che in realtà la loro informazione è libera. Attenzione che queste cose coincidono esattamente con i predicozzi fatti dai preti durante 2000 anni, i quali predicano sempre alla luce di qualcosa di concreto. Ad esempio, quando predicano a favore del Vangelo, lo circondano di dati apparentemente storicistici, tanto per dire, no? Poi tu gli vai a chiedere, ma dov'era Cafarnao? Oppure dov'era Betlemme? Ma veramente non lo so. E con questo io concluderei. Hai qualcosa da dire? No, avrei avuto qualcosa da dire, volevo intervenire, ma nel frattempo mi è passato il flash che mi era sovvenuto e quindi non è da aggiungere altro, semplicemente ribadire che la programmazione neurolinguistica messa a punto dalla scuola di Francoforte e da tutti, composta dai più grandi psicologi e psichiatri, dall'inventore della psicologia di massa che basa tutta il comportamento e le sensazioni sulla base a prioristica del sesso, del furto del sesso da parte del padre o della madre a secondo delle fobie che sono state conculcate nella mente di questi poveracci che capitano nelle nicchie di questi pseudoanalisti, no? E però hanno tutto regolamentato davvero in maniera formidabile, scientificamente inossidabile, ogni comportamento umano attraverso il controllo della semantica, il controllo della filologia e così via, cioè attraverso l'uso delle parole e delle modalità di cui si fa uso, questi signori riescono a coercizzare il pensiero della persona che si deve documentare o dovrebbe avere la capacità di analisi, che in realtà poi, pure se riescono in qualche modo ad analizzare, la loro mente è talmente sconvolta da queste pregresse azioni messe in atto da questi parapsicologi portano a conclusioni devastanti per il comportamento il loro comportamento giornaliero, e quindi ci si ritrova sempre
a dover, per noi che obiettiamo su tutto e su tutti, ci troviamo costantemente a dover ribattere ad assiomi paradigmi infrangibili, inconfutabili da parte di questi signori che si arrogano l'unico pensiero buono, l'unico pensiero leale, il buonismo più assoluto, e quindi tu che divergi dalla massa sei un reprobo, sei una persona da disprezzare già solo per il fatto che pensi diversamente, e questo la dice lunga sulla libertà di pensiero. E concludo perché mi è venuto in mente adesso una cosa piuttosto interessante. Va bene, dai. Vai, funziona bene. Va bene. Pronti? Eccolo. Ricordo che una decina di anni fa eravamo sotto Natale e in televisione veniva intervistato un notissimo ecclesiastico esperto negli Evangeli, quale dice ma a Betlemme, dovete tenere presente che a Betlemme le case erano molto piccoline. Allora io gli avrei chiesto, ma dov'è Betlemme? Ma che vuol dire? Case erano molto piccole. No. Allora, la gente non ha memoria. Allora, le case una volta le avevano solo i ricchi. Io mi ricordo benissimo quando nel 1964 andai per la prima volta fuori Roma, a nord di Roma, andai a Formello dove oggi abito, e nel 1964 ci andai a Formello perché erano morte tre persone a seguito di un nubifragio. E mi domandavo come era possibile che fossero morte tre persone in un posto così vicino a casa nostra e quale fosse la motivazione. E allora la motivazione era semplicissima: queste tre persone abitavano dentro una grotta. Quella grotta con l'infiltrazione. La famosa grotta! No. La famosa grotta! E non erano gli unici, tant'è che poi andai. C'era il bue e l'asinello, c'era? No, non c'era. Sarebbero stati comunque prima o poi, o ci saranno stati, non lo so. Fatto sta che andai, dopo due o tre giorni da questo evento, di questa catastrofe, andai a Formello per verificare. E fui sbalordito nel vedere che c'erano varie famiglie che abitavano nelle grotte che si aprivano sulla strada principale del paese. Cioè non esatto. In una... Ma anche qui attorno, sì, ricordiamoci. Ma Formello non era un unicum, era la media, esisteva nel 1964 in Italia, non solo a Matera, ma in giro per l'Italia. Tutta ma Matera è un'altra cosa. No, è un'altra cosa fatta molto bene, ma comunque sempre scavata nel tufo, nella grotta. Fatta in una grotta, ecco, certo. La stessa grotta era replicata dappertutto in tutta Italia, quindi una buona parte della popolazione italiana abitava dentro le grotte nel 1964, quindi quando quel testo di cazzo di professore religioso, biblista, gesuita, quello che era, non era gesuita, solo che non mi ricordo il cognome. Vabbè, fratello di un noto professore universitario. Questo tizio, come sapiente, avrebbe dovuto dire onestamente e umilmente: non so un cazzo, e sicuramente faceva più bella figura. Certo, ma non lo doveva dire, perché sennò i Vangeli sono verità assoluta. Dopodiché, cari amici, vi salutiamo. E sempre laudetur priapus. So long! Non riusciranno mai a negarlo. Bene. Ok, a posto.